sapere se poteva essere salvata. Di sicuro chi era vicino a lei si è accorta che la Sara stava male e quindi non ha chiamato i soccorsi. Non fu una morte silenziosa quella di Sara, il decesso fu infatti preceduto da una crisi respiratoria che provoca forti rantoli, quindi chi in quella drammatica notte si trovava con lei nel casolare di Cesa avrebbe potuto chiamare il 118 e forse salvarla. A stabilirlo sono stati i consulenti tecnici che eseguirono l'autopsia sul corpo della giovane di Sansepolcro ritrovata senza vita all'interno dell'appartamento in Valdichiana l'11 marzo 2017. I consulenti sono stati riascoltati ieri in aula nel corso del processo che si celebra col rito abbreviato a carico dello spacciatore magrebino che quella notte si trovava con la 19enne all'interno del casolare insieme ad un altro nordafricano non ancora rintracciato dagli inquirenti, l'uomo accusato di morte in conseguenza ad un altro reato. Il GIP lombardo aveva disposto la nuova audizione per verificare se c'era alcol nel corpo della Sara, poiché all'ultima udienza l'imputato aveva dichiarato che al momento del festino, tra virgolette, avevano fatto uso anche di alcol, e quindi il dottor Lombardo voleva verificare ad accertarsi se l'alcol poteva influire sull'effetto delle sostanze stupefacenti. I consulenti hanno accertato che l'alcol non c'era all'interno del corpo della Sara, quindi lei non beveva e quella sera non ha fatto uso di alcol, quindi è già stato smentito l'imputato. E poi che tra le due sostanze stupefacenti è stata l'eroina quella a causare la morte A portare l'eroina in quella tragica circostanza, secondo l'accusa, sarebbe stato proprio l'imputato. I due uomini magrebini, dopo aver trascorso la notte con la giovane, l'abbandonarono sul letto, nude, senza vita. La sentenza del giudice Fabio Lombardo è attesa per il prossimo 6 novembre. Il PM Angela Masiello ha chiesto per l'imputato la condanna ad 8 anni di reclusione. La famiglia, che si è costituita parte civile nel processo, ha chiesto un risarcimento di 1 milione di euro.